Oggi si parla di Tom Holland. Come vi avevo già anticipato qualche giorno fa, Tom Holland dal 4 febbraio avrebbe dovuto iniziare una sorta di pubblicità legata al film di Spider-Man 3 2021 per aggiungere, diciamo, nuovi dettagli al film, dato che se ne sta parlando tanto, ma se ne sa pochissimo di concreto. E diciamo che però alla fine in realtà l'intervista di ieri si è rivelata più che altro un'intervista principalmente legata ad altro, ad esempio al film Sherry che deve uscire fra qualche mese, sempre con Tom Holland, mentre per quanto riguarda Spider-Man 3 2021 gli è stata fatta qualche domanda, ma non è uscito fuori niente di particolarmente interessante. Tutto quello che sappiamo, tutto quello che Tom Holland ha detto è che il film sembra qualcosa di particolarmente grandioso, uno dei migliori film su supereroi mai fatti, questo lo decideremo noi, mentre per quanto riguarda la presenza di Tobey, Kirsten e Andrew Garfield, Tom Holland ha risposto in questo modo. Ha detto che lui, Tobey Maguire, l'ha incontrato un po' di volte a delle feste. Ha incontrato una volta anche Garfield, mentre Kirsten non ha mai avuto modo di incontrarla. Ma per quanto riguarda la loro presenza nel film, lui ha detto di non saperne nulla e che se anche fosse vero, non gli è stato detto niente. Ora, caro Tom Holland, chi tu dica così non ci aiuta molto. Ma in ogni caso, io credo che lui lo sappia oppure no, è indifferente. In che senso? Nel senso che ovviamente, anche se ci dovessero essere, non può confermarlo, perché sarebbe spoiler. Quindi o gli è stato detto di dire così, oppure effettivamente non ne sa niente. Ma se devo essere sincero, io un pochino gli credo. Gli credo perché, secondo me, la presenza di Maguire e Garfield all'interno del film non sarà particolarmente intensa. Come vi ho già detto già altre volte, Garfield e Maguire con molta probabilità faranno una piccola apparizione, probabilmente nelle scene post-credito, o addirittura nel finale così proprio di sfuggito, perché ormai è chiaro che Maguire e Garfield non faranno parte, non saranno parte centrale di questo film fin dall'inizio, ma potrebbero veramente fare un piccolo cameo, per poi, speriamo, fare un'apparizione più importante in futuro, in un eventuale Spider-Man 4 di Tom Holland o, insomma, qualche altro film. Peccato però non aver saputo neanche il titolo del film, ma ripeto, evidentemente non era questo ancora il momento. Chissà quando caspita lo sarà. Però diciamo che sulle parole di Tom Holland qualcosina possiamo anche tirar fuori, sempre però con le nostre teorie. Io veramente ragazzi mi sono rotto le scatole di fare teorie su teorie. Dovrebbero tirar fuori finalmente qualcosa di concreto, anche per, non lo so, smentire qualcosa che è stato detto in questi mesi. Perché comunque se tu fai creare hype per una cosa che poi non c'è, dopo ne paghi le conseguenze. Quindi io spero per Sony che stiano facendo le scelte giuste perché pagano le conseguenze del fatto di non averlo detto fin da subito. Però non lo dicono, quindi forse c'è un fondo di verità in tutto questo. Staremo a vedere. Quindi ragazzi, voi ditemi cosa ne pensate di questa intervista, se vi è sembrata abbastanza inutile, ma penso di sì. E niente, ricordatevi ragazzi che domenica, questa domenica, guardiamo Homecoming in live su Twitch, quindi se non avete ancora Amazon Prime fatelo, potete anche fare una prova di 30 giorni, quindi senza pagare nulla, senza costi aggiuntivi, così domenica possiamo vedere il film insieme e analizzarlo. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto con nuove notizie, sperando in nuove notizie un po' più interessanti. E niente ragazzi, alla prossima e un saluto a tutti.